Il nostro viaggio fa un salto indietro nel tempo nel 2016 e ti porta in Marocco. I felt like they really overcomplicated things. Like there were so many processes going in, and then suddenly it is no man's land. Questi ultimi video del diario di viaggio sono un po' una macchina del tempo, racconti dei nostri viaggi che abbiamo fatto anni fa in Marocco, in Canada e anche in altre nazioni europee. Nel Marocco siamo stati nel 2016, dopo aver passato diversi mesi in Portogallo, e lo shock iniziale è stato abbastanza grande, devo dire, anche per me, forse poco abituato a vedere luoghi diversi da quelli standard europei, e bastano 8 ore di traghetto per avere questo, chiamiamolo, shock culturale, anche se in maniera molto positiva sicuramente. It was like the Wild West in a way, or my impression of the Wild West. Un po' forse complicata, siamo arrivati a Tangeri con un po' di, tra virgolette, difficoltà nella parte di documenti, il visto per entrare, e vedi subito qual è la mentalità nel paese, ovvero cercare di, diciamo, il più delle volte di chiedere dei soldi per dei servizi che vengono offerti, come ad esempio compilare tutti i documenti necessari per il visto, per la macchina, il mezzo è passato addirittura sotto lo scanner. Dopo questa parte burocratica siamo usciti dalla città, mi ricordo ancora tantissime persone che cercavano di vendere dei biglietti per il traghetto, quasi buttarsi in mezzo alla strada. La guida sicuramente è abbastanza difficile, bisogna stare particolarmente attenti. One village we went into. We were told to leave because, number one, we had a dog. Number two, the women could not leave their homes. So this was outside of Marrakesh, and we had to leave. That, for me, was pretty crazy, that they couldn't have their daily lives because our van was parked not even in the center of the village. E siamo arrivati in un luogo molto bello vicino alla costa, e un'altra cosa abbastanza abituale in questo paese è stato un personaggio che si è avvicinato semplicemente chiedendomi 2 cartine. Io ho dato quelle 2 cartine che uso regolarmente per fumare il tabacco, e in cambio mi ha regalato un pezzo di hashish.
va bene, insomma, non è una cosa nuova per me. È stato strano poi quando è tornato dopo una decina di minuti chiedendomi se ne volevo qualche chilo. Ho detto no, grazie, non sono qui per questo tipo di turismo. Lo shock culturale è un po' anche in base a tutte le avventure che abbiamo vissuto nei 3 mesi in cui siamo stati in Marocco e che ti racconterò poi più avanti in questi video. Ho veramente tantissimo materiale e tantissime storie da raccontare. Una divertente che è successa anche abbastanza subito quando siamo arrivati in questa piccola città di Assila, che è sulla costa, con una vecchia medina, quindi un vecchio centro storico. Camels are a new experience for me, and I remember we did one photo where we had opened the back door. And just a camel walking by. And I was just like, this is crazy. I mean, a small town girl from Montana watching camels walk by. That was awesome. Ho trovato qualcosa di diverso forse da quella che è l'architettura classica europea. C'erano dei riscontri o magari delle cose molto simili, se vuoi, a delle zone più mediterranee come la Grecia, la Puglia, la Sicilia, però con un tocco particolare, delle colorazioni particolari. E entrando in questa vecchia cittadina dalla porta principale, un personaggio mi ha chiesto se ero straniero. Beh, si vede, perché con la camera e l'equipaggiamento per fare le riprese. I do remember the markets. The markets were crazy. For some reason, they always put fresh meat hanging down, and there would always be flies. E ha cominciato a parlarmi un po' della storia della città, di chi viveva in quella casa, chi c'era lì prima, quando è stata fondata la Medina, eccetera, eccetera, e io ascoltavo in maniera interessata, continuando comunque il mio giro per fare le riprese. Solo dopo una ventina di minuti, arrivati poi
nella parte estrema della città vicino alla costa, ha tirato fuori dalla giacca un cartellino con scritto guida turistica e mi ha chiesto 100 dirham, ovvero 10 euro, per il lavoro che lui aveva appena fatto, ovvero farmi da guida nella città. E di queste storie ne sono successe anche altre. Questa è, penso che faccia parte di quella che è la cultura del paese. Non dico fregarti, non è una fregatura, in effetti mi ha detto tante cose interessanti di quella piccola cittadina, non è stata una mia richiesta in maniera esplicita di avere una guida turistica durante il mio passeggiare. I think the most shocking thing, or surprising, not shocking, but surprising thing, was everybody was really laid back and calm and cool. They were loud, but not loud. That doesn't make sense, but that's how it felt. So they call to each other and they call out to you because you should buy something. But at the same time, they were so calm. La cucina sicuramente è diversa, magari anche noi non siamo abituati, forse uno dei piatti che abbiamo mangiato di più in 3 mesi è stato il tagin, ne avevamo fin sopra i capelli perché con il pesce, con l'agnello, con il pollo, con il vitello, però era sempre tagin. The only supermarket I remember was huge. And it was designed for Europeans. And I think we only went there once or twice to this particular brand. But it was huge and had nothing. E nei supermercati, purtroppo, fare la spesa come la si fa in Europa è stato un pochino difficile. Quindi il più delle volte non abbiamo neanche cercato di fare la spesa nei supermercati, anche perché ad esempio ci sono pochi negozi che vendono birra, sono dei negozi abbastanza nascosti, dove senza scritte, senza bisogna conoscerli. You had to buy everything locally. It was local, local, local. It was for bread, for meat, for anything. It was much better to go local. Nei supermercati abbiamo preferito comunque comprare cose locali, prodotti locali, anche se c'è sempre il rischio di purtroppo capitare in magari qualche infezione, come è poi successo, per cui ad esempio anche la carne, non c'è il macellaio con il banco frigo, la carne è semplicemente appesa in mezzo alle mosche, in mezzo a tutto il resto. Fortunatamente io ho un buon sistema immunitario, Mel invece ha avuto
una piccola infezione sottocutanea, probabilmente pensiamo dovuta a qualcosa nel cibo o nell'acqua, quindi sotto quell'aspetto bisogna fare un pochino di attenzione perché non ci sono tutte quelle, diciamo, regole stabilite in Europa per quanto riguarda la freschezza del cibo, la conservazione, eccetera, eccetera. We go on this beach, and it is absolutely filled with trash, absolutely like covered in plastic and crap. E davanti alla città di La Rochelle abbiamo speso praticamente tutto il pomeriggio a raccogliere una quantità enorme di plastica lasciata dalle persone locali o comunque portata dalle varie mareggiate. Non pensavo di mettere tutta quella plastica dentro a così tanti sacchetti, non pensavo di dover fare poi due o tre giri insieme al furgone con Mel dietro praticamente sommersa da tutti questi sacchetti, la maggior parte bottiglie di plastica. And Armando and I are both strongly opposed to trash, let's say, that people leave. So 40 garbage bags later and two trips because there's no garbage. Nei nostri tre mesi di viaggio abbiamo visitato gran parte della costa marocchina. Siamo entrati nella parte centrale, quindi nella zona del Monte Atlante, e chiaramente siamo anche scesi invece più nella parte desertica, passando una settimana forse vicinissimi a un villaggio berbero. There were so many stunning places we saw that took my breath away, that were absolutely amazing, and the people were fantastic. Questi tre mesi sono stati fantastici da una parte, sono stati impegnativi dall'altra, perché la cultura, soprattutto poi per una donna come mia moglie, bionda e occhi azzurri, è diversa, e quindi c'è molta attenzione verso il turista, purtroppo quell'attenzione che quando succede per molte volte durante la giornata comincia
a dare fastidio. We went to the painted rocks and it was pristine. Absolutely no garbage, just goodness. And a lot of people, a lot of campers were there, and my gods, it was just gorgeous. Abbiamo avuto l'opportunità di visitare questo paese vedendo posti assolutamente unici, bellissimi, e assaggiare un po' di quella che è la diversità, se vuoi, culturale che ci sono tra i paesi europei e quelli del Nord Africa. È stata una bella avventura e in questi video ti porterò insieme a noi a vedere alcune di queste zone e farti conoscere altri aspetti di quella che potrebbe essere la vita in camper quando si viaggia in Marocco.